Sarnico grande che abbiamo oggi in prova è equipaggiato con due unità della MAN da 1800 cavalli. Sono motori con 12 cilindri a V, 4 valvole per cilindro, alimentazione a iniezione diretta Common Rail, e il risultato di tutto ciò è una curva di coppia piatta da 1170 sino a 2100 giri minuto. L'imbarcazione è equipaggiata con una propulsione particolare, la Flexi Drive della Flexi Tab, un'azienda che ha una grande esperienza nelle competizioni per aver equipaggiato sia imbarcazioni di Class 1 che di Powerboat P1. È un'elica supercavitante, ovvero sia un'elica che produce poca resistenza e molta efficienza. E andiamo a vedere allora quali sono le prestazioni di questo sistema propulsivo. Solitamente quando si utilizzano trasmissioni di superficie o eliche, come in questo caso supercavitanti, si possono avere due tipi di problemi: una difficoltà a portare l'imbarcazione in planata e una velocità minima di planata troppo elevata, che non potrebbe essere mantenuta in condizioni di mare proibitive. Guardate invece che cosa succede sul Sarnico Grande: 12 nodi e mezzo di velocità, 1250 giri minuto, e siamo già in planata, come potete osservare dalla scia. Siamo a 21 nodi e mezzo e in questo momento stiamo consumando 300 litri ora di carburante. È un dato che chi non ha dimestichezza con questo tipo di imbarcazioni potrebbe pensare elevato, ma in realtà non è così. Tutto questo complesso lavoro di progettazione e costruzione porta a risultati brillanti come questo: 36 nodi di velocità a 2000 giri, è ancora una andatura di crociera. Il consumo dei motori è aumentato, ma l'autonomia non è scesa moltissimo: dalle 430 miglia massime a 21 nodi e mezzo arriviamo a 370 miglia. Circa 66-67 dBA è il rumore a bordo dell'imbarcazione, qui presso il posto di pilotaggio, alla velocità di crociera di 20 nodi. Anche attraverso questo dato si capisce il modo in cui è stata assemblata l'imbarcazione, in maniera davvero ineccepibile. Pilotando il Sarnico Grande emergono due caratteristiche interessanti. La prima è che non è necessario variare l'assetto dell'imbarcazione con trim o flap, e questo in tutto il range di velocità, anche in fase di planata. L'altro è l'agilità di questo modello, che accosta in maniera molto rapida e compie evoluzioni strettissime. Fedele alla filosofia dell'intera gamma dei cantieri di Sarnico, anche il Grande è un modello sportivo e veloce. Abbiamo raggiunto i 40 nodi e mezzo di velocità a 2280 giri minuto. Prestazioni che parlano da sole.
Sarmico Grande è un'imbarcazione che si distingue ovviamente per la sua linea, ma come abbiamo visto da questa prova di navigazione, anche per le sue prestazioni veramente di alto livello, ed eravamo anche a pieno carico. Per quanto riguarda l'arredamento interno, forse quello è il vero punto di forza di un modello che è customizzabile e soprattutto si distingue per la sua classe e finitura da tutte le altre produzioni di tipo tradizionale e industriale.